Cecilia e Ignazio nell'armadio, Belen stanca, basta con questa storia. Belen Rodriguez sbotta al Maurizio Costanzo Show per difendere Cecilia e Ignazio Moser. Cecilia e Ignazio nell'armadio del Grande Fratello VIP? La richiesta di Belen Rodriguez al Maurizio Costanzo Show è ben chiara, basta parlare di questa storia. Soprattutto perché a detta dell'ex moglie di Stefano De Martino non è accaduto nulla di piccante tra la modella argentina e il ciclista trentino. Belen si è arrabbiata molto nel programma notturno di Canale 5 quando il comico Pucci ha tirato in ballo la sorella per fare una battuta sull'armadio. La conduttrice di Tu Si Cue Vales ha subito zittito l'artista, precisando che in quell'occasione non è accaduto niente di quello che ha pensato la maggior parte del pubblico italiano. Inoltre la più grande dei Rodriguez ci ha tenuto a precisare che le effusioni amorose tra Ignazio e Cecilia non sono certo una novità per il reality show. Belen Rodriguez dalla parte della sorella Cecilia. La testa di mia sorella arrivava alle spalle di Ignazio ci ha tenuto a puntualizzare la showgirl. Che ha poi aggiunto. Non è successo altro che non è già successo nelle vecchie edizioni. Dunque, ancora una volta, Belen si è schierata dalla parte di Cecilia, da settimane al centro delle polemiche per aver lasciato il fidanzato Francesco Monte e aver intrapreso subito una relazione con Ignazio Moser. Già nei giorni scorsi Belen si è scagliata contro gli haters su Instagram, precisando che una parte del filmato nell'armadio era stato manipolato, con tanto di aggiunta di audio piccante. La Rodriguez ha sottolineato che la sorella non deve vergognarsi per quanto accaduto all'interno del programma condotto da Ilary Blasi e che innamorarsi di un altro può capitare. L'armadio del Grande Fratello, la versione di Cecilia. Lunedì scorso, inoltre, è arrivata la replica di Cecilia a Rodriguez. Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello, la creatrice dei costumi Mefui ci ha tenuto a ribadire che si era nascosta in quell'armadio solo ed esclusivamente per poter parlare meglio con Ignazio Moser.